È ufficiale, da sabato scorso i licei di Belvedere sono stati dedicati a Tommaso Campanella. Dopo 45 anni di anonimato, il plesso belvederese riceve un nome, scelto con un referendum online. La cerimonia di intitolazione ha raccolto esponenti della politica locale e del mondo dell'università, quali il rettore dell'Unical di Cosenza, Giovanni Latorre, e Nuccio Ordine, professore ordinario di letteratura italiana all'Unical. I festeggiamenti continueranno all'insegna della partecipazione attiva e democratica di tutta l'utenza, della cittadinanza, di questi 18 paesi che compongono l'utenza di questa scuola. Quindi è una scuola che è presidio di cultura, di democrazia e di civiltà per il territorio. Un augurio è anche giunto da Gilberto Raffo, consigliere della provincia di Cosenza, e Vincenzo Spinelli, assessore all'ambiente del comune di Belvedere, in rappresentanza del primo cittadino Enrico Granata. Un augurio sicuramente per prima cosa a far sì che questo istituto cresca negli anni e sia sempre il centro culturale anche, perché appunto dove c'è scuola ci sta cultura, il centro culturale appunto di tutto l'Alto Tirreno Cosentino. Quale augurio migliore di dire a questi giovani? Sappiate apprendere ai nostri docenti, sappiate impartire le giuste lezioni. Frate Domenicano, filosofo del tardo Rinascimento e calabrese, Tommaso Campanella è stato colui che nel 1602, con l'opera La città del sole, diede un impulso nuovo alle utopie filosofiche del tempo. Sapienza, potenza e amore, abolizione della proprietà privata perché generatrice d'ogni conflitto. Ecco la società di Campanella, la cui figura è stata esaltata anche da Mimmo Bevacqua, vicepresidente della provincia di Cosenza, in rappresentanza del presidente Mario Oliverio, e dal sindaco di Diamante, Ernesto Magorno. Sono le utopie che fanno crescere gli uomini e se le utopie diventano anche gli ideali dei giovani, io credo che questo non va male in un momento in cui i valori non ci sono più, insomma. Titolare la scuola Tommaso Campanella è anche altrettanto importante e significativo per una realtà come la nostra, visto che è figlio di questa terra, visto che il suo pensiero è moderno anche oggi. A concludere la cerimonia di intitolazione dei licei di Belvedere, il videomessaggio del vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella.